Eccoci tornati in diretta, amici, CryptoFocus al centro dell'attenzione, come sempre il martedì a quest'ora, quindi state già scrivendo, vi salutiamo, poi naturalmente avremo modo di leggere nel dettaglio i messaggi che manderete in questo spazio sul nostro numero di WhatsApp e poi naturalmente sulle nostre pagine social, YouTube, Facebook e il sito lefonti.tv. Federico Izzi, buongiorno, come buongiorno. Ogni martedì, buongiorno benvenuto Manuela, da noi e torna a trovarci. Abbiamo già detto che è la terza volta quest'anno, abbiamo tenuto il conto. Lars Schichtling, CEO di Poseidon Group. Buongiorno. Terza volta, una l'estate scorsa, una in inverno e una di nuovo in estate, così. Così diamo il cerchio. Mi sembra, esatto, volevo dire proprio questo, mi sembra la cadenza giusta per gli aggiornamenti che di solito appunto caratterizzano questo spazio di CryptoFocus. I temi al centro dell'attenzione di oggi, ovviamente spaziando poi in base anche alle vostre considerazioni, Facebook Coin, perché oggi sarà presentato il white paper del progetto di stablecoin di cui già nelle scorse settimane abbiamo dato notizia, quindi capire in qualche modo quale impatto avrà nel mondo delle cripto e dei security token, e poi security token offering, come si fanno e quale vantaggio offrono rispetto a una IPO. Quindi insomma ripartiamo dai temi che bene o male insomma ripercorriamo durante le puntate, oggi entrando più nel dettaglio, nelle specificità. Come sempre però, Federico Izzi, partiamo dall'apertura di Cryptonomist per inquadrare le notizie principali e dalla parola chiave della settimana. Bene, allora l'apertura di questa mattina non poteva dare altro che risalto a quello che è di Facebook, ma di riflesso nella notte è arrivata anche la notizia di Ripple. Ripple, bisogna dirlo, l'abbiamo detto più volte qui in questa sede durante le ultime settimane, che avrebbe sofferto sia del lancio della coin di Facebook, che comunque è una stable coin, anzi chiamarla criptovaluta è arduo come termine, e al Ripple ha dato evidenza, anzi ha ufficializzato quello che erano i rumors di 2-3 settimane fa, che oltretutto erano stati non smentiti da parte del team, che è l'accordo con MoneyGram, che sì, è uno dei più grandi società appunto di trasferimento di valore, oltretutto occupa circa il 4-5% a livello mondiale della quota di mercato a livello appunto di trasferimenti di denaro transfrontalieri, e questo è un accordo che infatti bisognerà capire poi effettivamente come verrà utilizzato il token di Ripple XRP da parte di MoneyGram nelle prossime settimane, nei mesi, qual è la reazione del mercato. Al momento, come voglio dire, è normale che una notizia simile possa nient'altro che smalto a quello che è le quotazioni, tant'è che nella notte addirittura c'è stato il volo di Ripple di circa il 10%, però bisogna sempre vedere la struttura a livello generale, che Ripple negli ultimi mesi insomma ha sonnecchiato, sta continuando comunque a rimanere all'interno di un range, e quello l'abbiamo detto anche più volte, penso che sia anche una strategia da parte della fondazione stessa, che non è intenzionata a dare a molta volatilità a Ripple, anche perché insomma essendo simile alle stablecoin, volatilità vorrebbe dire certo, comunque anche rischi di cambio. Certo, parola chiave? Domenica bestiale. Me lo segno e poi dopo, beh, sì, insomma ok, è abbastanza chiaro, però abbiamo ormai preso l'abitudine di dire la parola chiave e poi di tornare nello specifico alla fine della puntata. Domenica bestiale ti piace, Lars? Vedremo. Tu ne troveresti un'altra? No, mi prendi impreparato perché non sapevo neanche esistere. No, è vero, però ammetto che Federico studia ogni settimana perché ormai è abituato. Esatto. Ecco, allora, Lars, gli argomenti li abbiamo già citati, no? Oggi è la giornata dove il protagonista è Facebook Coin, noi abbiamo già parlato nelle scorse puntate, però insomma ci piacerebbe capire di più quale impatto potrà avere per il mondo cripto. Già Federico accennava rispetto a Ripple, no? Quello che è già accaduto nelle ultime ore, negli ultimi giorni. In generale, quali possono essere gli scenari, no? Dopo la presentazione? Ma allora guarda, secondo me il primo impatto, il maggior impatto che Facebook Coin avrà sul mondo è quello di education. Avremo tante persone che oggi non usano le criptovalute, non sanno come funzionano, non hanno un wallet, non sono magari neanche interessate a averle, che dall'oggi al domani avranno la possibilità di utilizzarle, avranno un interesse a capire che cosa sono, un interesse anche a usarle. Pertanto
aumenterà il numero di persone che magari neanche sapendolo magari utilizzano Vero. delle criptovalute. E secondo me Facebook è una criptovaluta perché comunque si basa sulla tecnologia della blockchain. Poi è centralizzata chiaramente, è uno stablecoin, dunque rappresenta gli averi che vengono messi in una banca, dunque il rischio è sempre quello poi anche bancario della controparte stessa che è Facebook. Dunque rappresentano questi averi che danno sostegno al valore della criptomoneta. Poi da quello che si è detto dovrebbe essere un paniere di monete per renderlo anche il meno volatile possibile. Vabbè, la moneta Sì. perfetta per cosa? Per gli scambi all'interno del mondo virtuale, di internet. Tant'è che io ho già parlato con alcuni anche nostri clienti dove l'idea di utilizzare Facebook all'interno delle piattaforme quale mezzo per scambiare valore attrae molto, perché sappiamo che utilizzare i mercati tradizionali, le banche, a parte i costi, a parte i tempi, sono anche diverse ormai problematiche aprire un conto bancario, utilizzare questo Facebook Coin rischia di mi accelera un po' tutto il Certo, processo. certo. Quindi insomma, prima impronta che ci sarà diversa rispetto adesso, secondo te è proprio il fatto che ci sarà una diffusione, no? Insomma, Allora, non ho in la palla di tempi che, no, cristallo, ovvio, però. anche nei tempi ovviamente non si può dire in quanto, no, si vedranno gli effetti, però effettivamente, Federico, adesso sento anche te, no? Si può pensare che Facebook, voglio dire, social di uso comune ormai lo usano quasi tutti, cioè sono pochissimi, anzi, beh, fa strano, no? Quando qualcuno dice non sono su Facebook, riuscirà a dare un impulso ulteriore. Quindi positiva la cosa? Allora, per me sì, anche Ok. perché, allora, come dico, educherà più gente e questa gente magari incomincerà con Facebook, ma conoscendo la tecnologia potrebbe poi un giorno avere l'interesse a provare qualcosa che non è il Ok, Facebook certo, assolutamente. Sì, darà solo il via, come dire, Coin. anche Esatto. laddove ci sono ancora delle resistenze. Federico, sei d'accordo? D'accordissimo. Ok. E in più vorrei aggiungere. Diverso tempo fa, attraverso WeChat, che comunque è la Facebook cinese, venne fatto anzi, un sondaggio tra i loro utenti, e io anzi ti rivolgo a te la domanda, lo facciamo qui in diretta, Sì. sull'eventualità che Facebook all'improvviso dovesse sparire. Ti creerebbe un problema personalmente? Beh, un po' di destabilizzazione la darebbe, nel senso che però adesso addirittura chiamarlo problema, Sì, forse problema, cioè ti no, sentiresti comunque però persa, senza più contatti e è un nulla. po' come il discorso quando non c'era il cellulare, riuscivamo a fare tranquillamente tutto. Perciò. Oggi, se anche un giorno ce lo dimentichiamo a casa, ahi noi, rischiamo, cioè siamo perduti, no? Perciò Quantomeno. dà molta importanza comunque a quella che è la piattaforma di Facebook. Sì, io credo che no, Ok. cioè. No, e perché voglio dire, visto che comunque la concorrenza è agguerrita anche per gli stessi social. Tant'è che anni fa, anzi recentemente, Facebook ha acquisito proprio Instagram e poi WhatsApp proprio per il motivo che aveva paura di perdere le sue Ma quote di infatti correvo un po' mercato. il tiro, in realtà credo che siamo abituati a concepire ormai i social nella loro complessità e interezza, non solo Facebook, Instagram, eccetera. Diciamo che se per un tot o se mi dovessero togliere Facebook, solo Facebook, probabilmente mi aggrapperei agli altri social, no? Credo che sia. Se dovessero togliere in blocco forse la realtà dei social, allora lì sì che ci sentiremmo perduti. Quindi Ok, ecco, forse no, non no, è parlo di una proprio. singola realtà, cioè Magari non quello è del solo social. Facebook che farebbe tremare la terra sotto i piedi se non ci fosse No, più, ecco. perché considera che Facebook è molto utilizzato appunto dalla parte del vecchio continente, ad esempio sotto Certo. l'aspetto proprio anche professionale, oltreoceano, sono utilizzate più altre piattaforme, ad esempio LinkedIn, così come Twitter. Comunque questo sondaggio diede una risposta negativa per quello che era WeChat, tant'è che WeChat iniziò ad allargare la sua view, cercando appunto di accostare quelli che erano poi i servizi finanziari. Tant'è che se siamo venuti a contatto specialmente con cittadini cinesi, sappiamo molto bene che WeChat viene utilizzato più che altro anche come sistema di pagamento. E Facebook, naturalmente, che ha l'occhio lungo, in particolare Zuckerberg, non sta facendo nient'altro che replicare questa strategia. Tant'è che sono molto d'accordo con quello che ha detto Lars. Noi abbiamo più volte detto, anzi io più volte particolarmente ho specificato che secondo me il mio punto di vista è quello dell'adozione da parte delle criptovalute. Le criptovalute oggi c'è poco da fare, non è che sono alla portata di tutti utilizzare un wallet, essere comunque sicuri del loro utilizzo. Facebook su questo non fa altro che cogliere la domanda e rendere tutto molto semplice. Su Facebook c'è la persona, un ragazzino di
anche meno di 10 anni, come c'è la persona ultra novantenne che lo utilizza, perciò vuol dire che è molto friendly, cioè che sa veramente come dare una risposta. E indubbiamente questo la coin di Facebook non potrà altro far che facilitare, e secondo me è positivo per quanto riguarda il settore delle criptovalute. Ok, intanto ci sono dei messaggi, allora comincio a leggere qualcosa. Dunque, bravo Lars, servirà per l'adozione, quindi stessa cosa dicono i nostri amici. Concordo al 100% con Lars, altro messaggio, l'impatto principale sarà proprio sulla diffusione di massa di queste nuove tecnologie. Qui c'è una domanda di David, se lo scopo di Facebook è abilitare i pagamenti digitali, chi non ha un conto bancario, cosa succede se ti bannano da Facebook? Beh, questo effettivamente non è male, visto che poi c'è il rischio sempre, no? Che ti sospendano, che ti bannino. Non avrai accesso al tuo conto? Domanda, insomma, questa è la domanda che ci fa il nostro ospite. Cosa succede in quel caso? Allora, bisognerebbe vedere su che tecnologia questo Facebook Coin viaggerà. Adesso, proprio prima di mettere qua in studio, visto che è stato pubblicato il sito internet, ho scrollato sì, velocemente il white paper e ho visto che hanno annunciato che il coin viaggerà su una blockchain pubblica, però fatta da loro, che la chiameranno Libra Blockchain. Dunque bisognerebbe vedere se questa blockchain, essendo pubblica, mi permette comunque di avere la decentralizzazione che ho in altre blockchain, e allora a quel punto non posso essere bloccato, anche se mi chiudono un wallet io riesco a riaprirlo da un'altra parte se la chiave privata è mia, oppure se è una blockchain dove comunque loro avranno qualche controllo, qualche modo per escludermi. Sì. Il chiaro è che, ripeto, abbiamo detto, Facebook mi permetterà di educare la gente. Se qualcuno poi, non so per quale motivo, dovessero chiudere il conto nel suo wallet Facebook e non può più utilizzare il Facebook Coin, ecco che comunque, essendo educato, posso incominciare magari a utilizzare altre, certo, criptovalute che sono più decentralizzate, che mi permettono, che non sono controllate dall'ente emittente, diciamo. Ok, intanto scusate, sto leggendo innumerevoli messaggi a dimostrazione che effettivamente, no, il tema Facebook eccetera eccetera attira l'attenzione. Facebook ha appena rilasciato il white paper e questo amico ci mette l'indirizzo, insomma, dove avere tutte le info. Poi vediamo, anche tu Federico, se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha detto Lars, dimmi pure. Intanto scusate, resto ancora su Facebook. Vabbè, ottima riflessione. Pare che Libra attendere voglia diventare indipendente da Facebook. Questo è un altro messaggio. Ma Federico, ancora non sappiamo neanche effettivamente qual è la loro strategia. È presto per dirlo. Penso di sì. Okay. Che indubbiamente, cioè, veramente andare sempre oltre e fare dietrologie non aiuta assolutamente. Io vedrei più che altro quella che era la realtà odierna. E voglio dire, con Facebook, ecco, come diceva Lars, arriverà la notizia a chi fino anche a pochi giorni fa continua ad essere molto scettico, perché accostare quella che è Global Coin, almeno così si dovrebbe chiamare questa criptovaluta, è indubbiamente riporta a quello che è il pensiero del Bitcoin. E Facebook, questa cripto, questo token, comunque questa stablecoin, darà la possibilità, proprio, ecco, come è stato detto, a chi non ha l'accesso anche al circuito bancario, perciò tutti a quei paesi, compresi anche quelli dell'America Latina, persone che non possono aprire conti bancari, e questo Facebook entra veramente a gamba tesa. Ok. Ma non la vedo una minaccia, assolutamente, anzi. Quello che può essere stata la problematica, ad esempio, chi ha utilizzato i social network, tutti utilizzavano Facebook, si è ritrovato che anche, per esempio, alcune foto, alcuni pensieri venivano bannati dalla stessa Facebook. Le persone cosa facevano? Cercavano comunque un'alternativa più libera, e probabilmente è quello che accadrà anche sotto l'aspetto, appunto, dell'utilizzo della coin. Quando Facebook, o comunque la struttura, deciderà che quell'utente non lo può più utilizzare, è probabile che quell'utente inizi ad allargare la propria visuale e a capire che effettivamente che le criptovalute vere, quelle appunto decentralizzate, sono altre. Perciò per me è molto positivo, cioè la possibilità alle persone di dare una libertà di scelta e di utilizzo. Ok, poi ancora su Facebook, la valuta di Facebook, dice quest'altro amico, non avrà nulla a che fare con le cripto, e per evitare problemi di anti-money laundering sarà sicuramente limitata a transazioni di piccolo importo, dice 200-300 euro. Lars? No, non concordo, no, assolutamente. Le normative sul... Un po' come Satispay, dice. Sarà il mercato a deciderlo, okay, onestamente, sarà il mercato.
se lo fanno su una criptovaluta, su una blockchain permissionless, praticamente io posso decidere io se voglio fare una transazione da 100 dollari, da 1000, da 1 milione. Sì. Non vedo come potrebbero eventualmente impedirlo. Poi le normative sul riciclaggio di denaro, chiaramente quelle le applicheranno. Dunque, mettere un token come il token di Facebook, l'emissione soggiace alla verifica KYC, dunque chi acquista il token per la prima volta deve identificarsi, poi l'uso del token come tale per comprare dei servizi, per comprare dei beni, ecco, anche lì presumo che nella peggiore delle ipotesi lo parificheranno a denaro contante, dunque quando scattano determinate soglie faranno dei controlli. Però, visto che sarà tutto sulla blockchain, sarà anche un po' più semplice Sì, certo. identificarsi. Dunque, io posso identificare il wallet di partenza, so che quel wallet lì è identificato e praticamente il commerciante, se vede che il wallet è identificato, bene, mi permetterà l'acquisto del bene o del servizio abbastanza Certo. rapidamente. Altro messaggio, la blockchain di Facebook è pubblica, ma i nodi sono nelle mani di corporazioni come Vodafone, eccetera, eccetera. Ma può creare problemi a Ripple. Allora, su questo la considerazione è d'accordo Lars, giusto? È L'ha pubblica, fatta ma i nodi non su i Ripple. Dopo ci nodi, torniamo sì. perché Federico è proprio Allora, partito da quello. sì. I nodi sono sembra quasi una blockchain federata, diremo, dove cercano di Ok, avere grossi nomi che hanno interesse a gestire questi nodi, perché chiaramente il mercato dei servizi di pagamenti è la base del certo. commercio. Dunque, Ok. sì, non penso che sarà una blockchain veramente decentralizzata come possa essere Bitcoin, chiaramente. Certo, ecco, Questo è quello che Ripple, succede. beh, siamo partiti da quella notizia, no, Federico? Può creare problemi a Ripple. Infatti Ripple Sì. non è decentralizzato, certo che può creare problemi a Ripple, ma Ripple, l'ho detto poco fa in apertura, voglio dire, durante la notte ha raggiunto un accordo veramente importante con MoneyGram. E io non vedo queste, in particolare Facebook Coin, assolutamente una minaccia per il Bitcoin, ma così come anche probabile con la stessa dollaro, visto che molti lo accostano a una minaccia della Fiat. No, per me sono sistemi complementari che anzi uno aiutano l'altro. Sono delle scelte, un po' come ho fatto più volte l'esempio, quando si decide di prendere l'autostrada, uno la può prendere con l'autovettura un'utilitaria, così come quella sportiva, così come la moto e altri mezzi. Cioè, è un'autostrada, uno poi sceglie qual è il suo metodo per arrivare prima o comunque per viaggiare più agevolmente. Ok, perfetto. Altri messaggi, poi dopo andiamo oltre. Se non si può fare un nodo alla Ripple, per intenderci, per noi non è una criptovaluta. Questo è Nodo alla sì. Ripple. Alla Ripple, come fa Ripple, tra parentesi. Ma anzi, sotto questo aspetto voglio dire, la confederazione di Facebook al momento vede già 10 partner molto importanti. Ogni nodo di Global Coin di Facebook chiede un deposito proprio a garanzia di 10 milioni di dollari ed è importante. E al momento registra Visa, Mastercard, Uber, PayPal. Cioè, voglio dire, sotto questo aspetto c'è una forte garanzia, però sono due cose diverse. Facebook e Coin, come diceva Lars poco fa, indubbiamente è un sistema di pagamento immediato. Se io ho questa coin, che oltretutto mi sembra che possa dare la possibilità anche di essere utilizzata al di fuori del loro circuito, anche per i pagamenti nella vita reale, io non mi serve più avere un conto bancario, una carta di Certo. credito, mi basterà avere un wallet. Queste società non guardano a quello che sarà fra una settimana, fra un mese, fra un anno, ma sarà quello che la prossima generazione sceglierà di utilizzare come pagamenti. La prossima generazione, sempre in virtù di dati e di statistiche che vengono fatte, non è assolutamente intenzionata a utilizzare i conti bancari o le carte di credito. Fondo Monetario Internazionale ad aprile ha fatto un sondaggio via Twitter chiedendo appunto quello che gli utenti Twitter avrebbero scelto fra 5 anni, e il 57% ha scelto le criptovalute, non ha scelto nella carta di credito né nel conto bancario. Ammesso che sappiano di cosa parlano, Lars. No, perdonatemi, questa è ovviamente per stimolare ancora di più la discussione, no? Ci mancherebbe. Però
Io spero che, insomma, quando no, ci si esprime su un qualcosa lo si faccia con cognizione di causa, però siccome abbiamo parlato prima anche della diffusione che probabilmente Facebook riuscirà a portare con la stablecoin, e allora mi dico, ma speriamo che si sappia esattamente che cos'è il mondo delle cripto per dire bene, siamo proiettati lì. Guarda, quando le cripto saranno veramente diffuse, allora non guarderemo, tanta gente non guarderà come funzionano, cioè io non sono un meccanico, ma la macchina la uso. Bravissimo. Dunque, la però automatico cosa. Il funzionamento sarà automatico, insomma, non è esatto. Che servirà a capire. La gente vuole solo vedere che funziona, capire che ah sì, effettivamente io posso avere questa cripto, la valuta, la mando a Federico e Federico mi manda il servizio certo. Che ho acquistato. Fine. Ecco, diverso è, ma per stare nella metafora con un sorriso, quando ci si ferma la macchina, che non tutti sanno come farla ripartire, però sarà il procedimento già avviato anche sulle cripto, no? Quindi evidentemente se c'è poi qualche problema automaticamente si saprà come risolverlo, giusto? Questo lo vedremo chiaramente, sappiamo esatto. Tutti che ci sono cripto come Bitcoin che insomma se ho perso la chiave privata e non ho più accesso al mio wallet finito, non posso più recuperare i miei Bitcoin, probabilmente ci saranno altre blockchain che troveranno dei modi per riuscire a garantire un minimo di sicurezza in più proprio per magari quell'utenza che potrebbe sbagliare qualche cosa. Vedremo cosa deciderà il mercato. Assolutamente sì. Allora, altre riflessioni. Marco scrive: la blockchain di cui parliamo sarà open source con una licenza PASH 2.0. E poi un altro amico scrive: quindi se vogliono buttarti fuori lo faranno. Ah, forse relativo al discorso di Facebook di prima. Ma anche lì. Ripeto, onestamente hanno pubblicato il white paper penso 5 minuti prima che entravamo in studio. Certo, esatto. Dunque bisognerebbe esaminarlo. Peraltro mi hanno segnalato che Mark Zuckerberg, che però adesso io non riesco a caricare la sua pagina, Federico, non so se vuoi guardare, tu appena pubblicato uno stato su Libra. Vediamo se lo troviamo, vediamo cosa dice. Però vabbè, comunque. Infatti io volevo far notare, ecco. Ad esempio, oramai come cambia totalmente la comunicazione. Adesso, pochi minuti fa, Cryptonomist ha pubblicato appunto già un annuncio, mentre ecco. I giornali comunque stanno commentando, chissà quello che sarà, stanno facendo tutte ipotesi, alle ore 11 è uscito appunto il white paper e subito online troviamo quello che è il commento su appunto il white paper su Cryptonomist. Infatti io prima volevo fare la battuta dicendo che stiamo parlando di un qualcosa già vecchiotto, perché ad esempio ricercare Global Coin su Cryptonomist bisognava addirittura andare in quinta pagina, cioè è stato commentato più volte, sembra oggi che oramai tutti stanno osservando con attenzione, stanno scoprendo oggi quello che è questa criptovaluta, ma invece ne stiamo parlando da mesi, oggi non è nient'altro che ufficializzata. E poi certo. Si dovrà capire, effettivamente da white paper dovrebbe essere lanciata a inizi del 2020, però ecco, come oramai è cambiata la comunicazione e pertanto la necessità di utilizzare anche sistemi di pagamento che oramai sono quelli delle criptovalute. Facebook l'ha capito molto bene, così come anche Google ha capito molto bene l'utilizzo degli oracoli, tant'è che la scorsa settimana ha raggiunto proprio un accordo con Chainlink in merito a questo. Sono società che guardano oltre, che non si limitano, e bisogna ricordare che Facebook, così come Google e anche Twitter, inizi 2018 avevano bannato tutto ciò che è inerente alle criptovalute, e questo la certo. Dice molto lunga, e lo stavamo commentando proprio in quel periodo anche. Ok, Lars, vuoi aggiungere qualcosa? No, penso che abbiamo già detto abbastanza tanto, presumo che ne parleremo ancora tanto. Esatto, bravo, abbiamo appena iniziato. Sarà importante vedere come verrà adottato. E penso che non saranno, cioè magari ci stupiamo tutti e in un mese tutti abbiamo Libra, magari ci vorrà un po' di tempo, è un progetto che comunque è a lungo termine, vorrei dire, non è una cosa, non è un fuoco di paglia. Ma certo. E dunque per me è importante vedere come sarà adottato sia all'interno della community, dunque degli utenti di Facebook, Instagram e quant'altro, ma sia e soprattutto fuori da questa community. Dunque, se c'è qualche commerciante, sì, come si allargherà, no? Piattaforma che certo. Invece di richiedere pagamenti in carta, chiederanno pagamenti in carta di credito, chiederanno magari pagamenti anche in Bitcoin, si aggiungono un canale per pagamenti in Libra. Fine. E vediamo come verrà utilizzato.
Allora, ecco, un altro amico scrive, il CEO di Binance ha detto, insomma, Facebook ha così tanti dati su 2 miliardi di persone, non solo nome, ID, indirizzo, numero di telefono, conoscono la tua famiglia, i tuoi amici, la posizione in tempo reale, ciò che ti piace, loro ti conoscono più di te stesso e adesso anche il tuo portafoglio. Ecco, qui, perché poi io stavo, vabbè, però è una considerazione, diciamo così, più sociale, però quando parliamo di portafoglio, di soldi, visto che poi si ricollega a quello che diceva Federico poco fa, che insomma il sentiment futuro è quello di utilizzare delle cripto, vabbè, c'è cioè, tema della sicurezza che la fa da padrone, insomma. Tema Ecco, della protezione dei dati. Tant'è che esatto. sappiamo che Facebook è anche interessata alla blockchain proprio per la protezione dei dati. Cioè la blockchain mi permette di essere me utente, di essere sempre in controllo dei dati Certo. che io do, per esempio, alla piattaforma social. Chiaro, non è così adesso, ma con la blockchain lo possiamo fare. Bisognerà vedere se anche qua avranno un'evoluzione per proteggere maggiormente la privacy della persona e con tutto quello che è successo negli ultimi mesi, direi che hanno un interesse a fare in modo che il mio dato personale rimanga sotto il mio controllo. E poi naturalmente a far lavorare questo dato, perché il dato ha un valore, diciamo, quello che nascerà adesso, quello che tutti incominceranno a capire è il valore di questo dato. Avremo sempre più piattaforme decentralizzate che ti pagheranno per il tempo che tu passi nel mondo virtuale a fornire dei dati. Oggi lo facciamo gratuitamente, ma quando inizieranno la prima, la seconda, la Certo. terza, tutti mi diranno: bene, io raccolgo i dati. Se vuoi, dammi il consenso che io uso i tuoi dati, però ti pago e magari mi dici anche come li vuoi o che li uso. Magari in questo modo sì, in Ok. questo modo Ecco, però questo presuppone una maggiore conoscenza di tutto, perché attenzione, è vero che magari ci pagano per i dati, però noi dobbiamo sapere esattamente, no, cosa stiamo mettendo a disposizione, però insomma è un discorso, come dicevamo prima, che poi credo si capirà di più quando il procedimento, il processo sarà avanzato, no? esatto. Ecco, sarà automatico pensarci. Però, sai, quando si parla di sicurezza e protezione dati, Federico, noi ne parliamo tante volte relativamente a tanti temi, la sicurezza non è mai troppa, ecco, no? No, ci rende Però, responsabili certo. naturalmente di quelle che sono il nostro wallet, i nostri soldi. E Certo, certo, è un assolutamente. passaggio comunque importante che non tutti sono in grado di fare, questo indubbiamente. Però stiamo parlando veramente del futuro, ecco, come anche ora Ma penso che sia Lars ovvio. dirà, io per esempio scorsa settimana sono stato appunto all'ETF di Rimini, ancora che si parla di ICO vecchio stile. Cioè, oramai siamo oltre, oramai ci saranno le STO, anzi già sono una Adesso ne realtà come le parliamo. IO. Cioè, questo è un settore che va velocissimo e non tutti, ma voglio dire, è normale che non tutti possono fare il medico così come l'avvocato. Ci sono delle figure professionali che devono dare degli strumenti per poterlo seguire. E è un settore molto complesso, è così come appunto un amministratore delegato di una società che conosce tutti i vari settori e i vari passaggi. In questo caso si parla di un amministratore delegato che non è di una società, ma di 2000 società, e perciò è molto difficile. Certo, ecco, sempre se vuoi aggiungere qualcosa, però introduciamo il tema delle STO, STO. esatto, che cosa, insomma, come si fanno, i vantaggi che ci sono rispetto a una IPO, eccetera, eccetera, insomma, giusto per dare impulso alla formazione e alla conoscenza. Allora, direi prima facciamo una premessa. Quello che stiamo vedendo a livello generalizzato Sì? è chiaramente un interesse, direi, della finanza tradizionale anche, alla tecnologia blockchain quale infrastruttura finanziaria. Faccio un esempio. Se io oggi, ammettiamo che voglia comprare l'azione di Facebook perché con questa notizia mi interessa, cosa faccio? Allora, io devo andare e fare l'ordine di borsa, dunque faccio il trade, poi ho bisogno il clearing che mi permette di pagare questo trade, il settlement che mi permette di ricevere l'azione sul mio conto bancario. E poi magari a determinate condizioni ci sono anche dei reporting che devono andare alle autorità o all'autorità di borsa, alle banche e quant'altro. Sì. Queste operazioni richiedono tempo, intermediari che costano e pertanto generano anche, oltre dei costi, dei ritardi e quant'altro, anche dei rischi, però anche dei rischi di Ovvio, controparte. sì. Ora,
ci accorgiamo che usando la blockchain, come io sono abituato quando faccio un'operazione sulla criptovaluta, compro, ricevo subito la criptovaluta, ecco che la stessa cosa la posso fare utilizzando cosa? Un token che mi rappresenta il prodotto finanziario, che invece di tradarlo sul mercato tradizionale lo trado a questo punto su un mercato blockchain. Allora, è chiaro che per qualcuno che lavora nel mondo delle cripto non è niente di nuovo, gli exchanger che conosciamo, soprattutto gli exchanger cripto su cripto, lavorano così, no? Io ho Ethereum, voglio comprare un'altra criptomoneta, ecco che viene fatto lo swap in modo automatico. C'è lo scambio, certo. Nel mondo tradizionale invece ci sono tutti questi processi che devono essere svolti. Dunque, vediamo le istituzioni che sono molto interessati a creare questa infrastruttura finanziaria sulla blockchain perché abbatterebbe i costi, abbatterebbe i tempi di esecuzione. In Svizzera, ad esempio, abbiamo la borsa svizzera che ha annunciato già, penso che abbiamo già detto l'anno scorso, l'idea di creare questa borsa sulla blockchain, dovrebbe arrivare già entro la fine di quest'anno, sarà una borsa su una blockchain permissioned, dunque su Corda, da quello che hanno annunciato. Sì. La cosa interessante è che prima hanno annunciato di voler fare la borsa sulla blockchain e poi hanno annunciato di fare anche la criptomoneta che rappresenta il franco, perché io per fare queste operazioni, per riuscire a automatizzare il processo, ho bisogno non soltanto il token che mi rappresenta il valore immobiliare, ma anche il mezzo di pagamento. Dunque, questa lunga premessa per dire cosa? Che c'è una forte spinta a tokenizzare gli asset, a tokenizzare i prodotti finanziari. Come si fa? Adesso qua questo è un po' più difficile. Questo è il nodo, diciamo, un po' più complicato. È il nodo un po' più complicato. Perché? Perché abbiamo le leggi nazionali e sono diverse in stati nel mondo, dunque ogni legge ha le sue particolarità, che non hanno mai previsto la blockchain come un mezzo per emettere delle azioni, delle obbligazioni o qualche altro equity. Dunque in questo momento io cosa devo fare? Devo creare un equity, un valore immobiliare tradizionale e poi tokenizzarlo, dunque emetto il token, emetto l'azione per esempio e poi devo legare assieme questi due elementi in modo che anche giuridicamente il token holder possa far valere i suoi diritti non perché ha l'azione ma perché ha il token. Questo è quello che dobbiamo fare oggi e purtroppo non in tutti i paesi sembrerebbe essere così, così fattibile. Ecco. Dunque in Svizzera riusciamo a farlo abbastanza bene. Ok. Siamo stati, diciamo, un po' fortunati, forse anche non abbiamo dovuto riprendere tutte le normative europee. In Europa ci sono dei requisiti. Infatti stavo dicendo, poi dipende anche dalle regole che ci sono, perché esatto. La Svizzera, quando mi hai detto in Svizzera siamo riusciti molto bene, dico però rappresenta un po' una situazione a sé stante proprio esatto. Per questo motivo. Esatto, diciamo che a livello del blockchain e cripto forse proprio magari il nostro sistema legale ci permette di essere un po' all'avanguardia proprio perché abbiamo meno limiti rispetto a quelli che sono imposti in Europa dove per esempio viene richiesta la presenza di un CSD, dunque di un Central Security Depository, dunque di un ente centrale che mi tiene la custodia di queste azioni. Certo. In Svizzera certo è una scelta, posso averlo ma posso anche non averlo. Tant'è che per di più in Svizzera, e ci sono anche altri paesi che stanno facendo questo chiaramente, stiamo cambiando la normativa per poter emettere direttamente l'azione sulla blockchain. Dunque io, stiamo facendo una consultazione adesso, la chiudiamo adesso, dunque entrerà in vigore, probabilmente direi ci vorranno ancora 2 annetti secondo me. Ma una volta che entra in vigore questa legge, io avrò a scelta la possibilità di fare un'azione cartacea, con un diritto valore, con un certificato globale o sulla blockchain. Mi hai anticipato perché ti ho detto ci vorranno ancora 2 annetti, no? Perché quando si parla di leggi, normative, è chiaro che dobbiamo già mettere in conto un tot di tempo affinché una legge, no, venga approvata e quindi entri in vigore, perciò insomma sono tempi un po' più dilatati anche per questo motivo. Esatto, l'importante è però dire guardate in un futuro sarà molto più semplice, ma si può già fare anche oggi. Sì. Dunque okay. In Svizzera possiamo farlo, adesso non dico che in Italia non si può fare, dico bisogna guardare, dobbiamo vedere perché non c'è ancora una prassi che mi permette di farlo, dobbiamo studiare una soluzione. La cosa interessante direi è che sta nascendo questa infrastruttura finanziaria, dunque posso tokenizzare gli asset, la borsa svizzera l'ho detto vuole creare la borsa sulla blockchain, altri paesi, c'è Gibilterra, ce ne sono altri che stanno facendo queste borse proprio per i securities token, ma soprattutto posso creare anche le piattaforme peer to peer,
Dunque, cosa sono? Un po' come local Bitcoin, se volete. Le piattaforme dove io, perché ho il mio token securities, magari, non so, io ho bisogno di liquidità, dunque lo voglio vendere, lo offro su questa piattaforma, trovo un'altra controparte che me lo vuole acquistare. Queste piattaforme peer-to-peer non richiedono di autorizzazione. Perché? Perché non c'è un ente che può manipolare il mercato, che può cambiare la transazione. Per esempio con Eidu stiamo mettendo in piedi questa piattaforma peer-to-peer e praticamente è come se noi creiamo il tavolo su cui due Assolutamente. controparti si scambiano un'azione cartacea. La stessa cosa. Il Assolutamente. nostro Stessa ruolo è limitato dinamica. da escrow agent e basta. Certo. Federico? Ma che devo aggiungere? Anzi, ascolto veramente con interesse anche a bocca aperta perché è qualcosa che fino a Sei qualche anno. fiducioso Lo chiedi a nell'evoluzione delle. me. No, non tanto, no, quello che chiedevo prima a lui, nell'evoluzione delle norme, delle normative, delle regole, di quello che è il controllo, insomma, non che io voglia essere pessimista, anzi, cioè, mi auguro che anche in Italia vengano accelerati questi processi e procedimenti, però a volte, no, ci blocchiamo proprio su questioni legate alle nuove normative e di conseguenza anche a quella che è la ricezione, perché poi nel momento in cui entra in vigore qualcosa di nuovo ci vuole del tempo ancora per affinché diventi no, di automatico, la parola che abbiamo usato prima. Noi siamo abituati oramai a volere tutto velocemente subito, anche appunto a passaggi molto importanti. Ho fatto riferimento prima, ma questo vale anche per le nazioni, per i governi, le istituzioni finanziarie. Cioè, chi sino ad ora, comunque negli ultimi 2 anni, ha bannato, comunque ha vietato, ha fatto un passo indietro, l'hanno fatto appunto le società private, lo stiamo commentando. Facebook, Google, Twitter e tutto il resto, e lo stanno facendo anche un po' anche i governi e la Cina, perché vuole lanciare, però voglio dire, poi oltretutto noi prendiamo sempre come riferimento la Cina. In Cina Facebook ad esempio non esiste, però tutti questi governi e nazioni stanno facendo un passo indietro e secondo me appunto saranno, siccome stiamo parlando di un sistema che non conosce confini, è normale che poi le nazioni che possono, ecco, le piccole nazioni che sono anche più snelle nell'approvare, nel far velocizzare alcuni passaggi normativi, è indubbio che poi aprono la strada e quelle un po' più lente e pachidermiche, anche se voglio dire gli USA stanno dimostrando di essere molto attenti a questo passaggio importante, l'Europa un po' sta arretrando come al solito, insomma, essendo oltretutto il vecchio continente rispetto a questa dicitura, però sì, indubbiamente è qualcosa di dirompente che oramai, voglio dire, alcuni la chiamano blockchain, altri bitcoin e criptovalute, e comunque è quella la strada. No, Anzi, certo. è C'è un bellissimo processo da cui non si osservare. torna più indietro, È quello un è po' come chiaro, però. sognare e capire che effettivamente oggi, ecco, ad esempio, se si ha un'azione classica, tradizionale, io non posso utilizzarla per lo scambio, come diceva poco fa Lars, nel comprare direttamente un'altra azione oppure addirittura l'azione utilizzarla, nonostante è la stessa azione. Ad esempio, se io dovessi avere azioni Ferrari, di certo non posso andarmi a comprare la Ferrari, devo prima convertire, così come azioni Coca-Cola, non è che posso andare al bar e pagare la Coca-Cola con le azioni della Coca-Cola. Penso che questo invece un domani sarà possibile appunto con la tokenizzazione che diceva Ok, Lars. ecco, visto che tra poco andremo a svelare ancora di più la domenica bestiale di cui parlava Federico, beh, un cambiamento di programma, do anch'io la mia parola chiave per così dire della settimana e rivolgo quindi l'ultima domanda a Lars, cioè quindi mi sembra ottime prospettive, molto banale, non è che ho trovato un'espressione così geniale, però mi sembra di capire che insomma con Facebook, quindi con l'ampliamento, la diffusione della materia, le prospettive saranno sempre più elevate, insomma, quindi ottime prospettive, sei d'accordo? Allora, sì, è quello che mi Ecco, aspetto un po' da quello che dovrebbe quantomeno succedere. l'auspicio che si può avere, no? Esattamente, cioè Facebook, come dicevo all'inizio, porterà a mio avviso a una maggiore adozione delle criptovalute, a una maggiore conoscenza dei processi di come funzionano le criptovalute, e questo favorirà tutto, favorirà l'economia delle criptovalute, la tokenizzazione degli asset, l'utilizzo
il commercio, certo, internet of things, cioè ci sarà veramente questa, aspettiamoci questa esplosione di iperconnettività e di avere adesso questo mezzo di pagamento che mi permette di fare tutto online con maggiore sicurezza, con maggiore rapidità. Quanto tempo ci vorrà? Ecco, forse questa è la vera domanda. Quanto? Lo scoglio rimane ancora questo. Esatto. Cioè il fatto che avverrà lascia meno dubbi. Ecco, quello che dicevamo prima, un po' la fiducia nella velocità di alcuni processi è un po' più... Cioè, da meno fiducia, dai, mettiamola così. Cioè prima o poi. Esatto. Io devo dire, io nel mio piccolo ho sempre cercato di fare anche delle previsioni che mi sono tenute per me e le ho sempre sbagliate. Per eccesso, cioè se sempre sono arrivate sempre prima. Dunque non mi stupirei se abbiamo un'adozione molto rapida, però è chiaro che io sto ragionando su un periodo di anni, non di settimane o di mesi. No, vabbè. Cioè, prima che c'è veramente questa adozione ci vorrà del tempo. Comunque la community che usa la blockchain come mezzo di pagamento siamo ancora veramente siamo quattro gatti. No, ma cioè, Lars, sono d'accordissimo nel senso che sono d'accordissimo, assolutamente, cioè quando, ovvio che quando siamo qua tra di noi a parlarne anche con gli amici che ci seguono che sono assolutamente super competenti sembra quasi sia un argomento, no, comunissimo, poi in realtà si esce da qui, ci si rende conto che c'è ancora tanto da fare, ma non solo da approfondire, proprio anche far capire, no, le basi, io esatto. Stessa devo ancora capirle tutte, io mi metto assolutamente sul banco degli imputati, ma perché? Perché ovviamente se ne parla ancora poco a livello mediatico, tutto fa. Quindi tornando in modo circolare al punto magari di partenza, Facebook, che è popolare, può dare questo impulso, esatto, che manca. Ecco. Io magari vorrei chiudere con un piccolo aneddoto. Sì, mi sì. Ricordo che forse era inizio del 2018, quando le cripto stavano un po' scendendo, sono stato invitato a una trasmissione televisiva. Sì? E la trasmissione televisiva era soltanto sulla speculazione sulle criptovalute. Dunque, chi è diventato milionario, immagino, perché ha comprato prima, e chi ha fatto il trading, questo, quest'altro. Come si fa in genere con il mondo della finanza, permetti? Esatto. Si parla sempre della speculazione. Finita la trasmissione, sono andato dal conduttore, gli ho detto, ma guarda che secondo me tu hai sbagliato il taglio del tuo programma. Non è la speculazione che deve interessare la gente, ma bensì la tecnologia, come questa tecnologia ti cambierà la vita, è questo che devi portare. Chiaramente fa molto più audience quando il Bitcoin sale a 20.000 o crolla che come funziona la blockchain e come posso fare un pagamento direttamente senza controparti. Purtroppo il mondo dell'informazione, lo dico a mio discapito, ormai è sempre legato al gossip, quindi immaginiamoci quando ci sono temi nuovi, no, che su cui ci si può sbizzarrire, soprattutto quando non c'è un'esatta conoscenza. Federico, domenica bestiale. Domenica scorsa si è registrato nuovamente un top degli scambi da parte del settore delle criptovalute e ha visto il Bitcoin raggiungere quota 9.400, addirittura stanotte ha anche migliorato questo livello, è arrivato a sfiorare i 9.500, ma quello che più risalta, e proprio per smentire anche quello che a volte viene fatto notare, è che è un settore che non dorme mai, è sempre attivo, e maggio l'ha dimostrato per 3 domeniche su 4. Ha registrato i top di scambi appunto da inizio dell'anno, e domenica nuovamente, dopo aver sonnecchiato le ultime 2 settimane, questo è un grafico dove non ho indicato i massi e le date, però si può vedere come questi top che sto appunto evidenziando con il mouse sono dei volumi di scambio, i maggiori exchange di criptovalute, in particolare appunto sul Bitcoin, che sono appunto i livelli. E si vedono appunto i picchi del 2019, il picco più alto è quello del 4 di aprile, che è stato appunto segnato con quell'esplosione che in un solo giorno ha visto i valori del Bitcoin per la prima volta dal 2017 superare appunto i $1,000 in meno di 24 ore. Però questo insomma la dice lunga e mi accodo a quello che diceva poco fa Lars, sì, c'è anche la speculazione, ma il 2018 è servito proprio per rendere le persone molto più consapevoli di quello che sta avvenendo, tant'è che chi oggi si accosta alle criptovalute dopo quello che è stato appunto il 2017, gran parte del 2018, sicuramente è molto più informato di tutti coloro che, ahimè, si erano avvicinati alla fine del 2017. Bisogna ricordarlo che in 10 anni il Bitcoin, chi avesse avuto l'opportunità di acquistare un Bitcoin su 215 mesi, adesso vado a memoria, sì, più o meno, da quando è nato il Bitcoin, solamente in 3 mesi avrebbe fatto un investimento sbagliato. Sto parlando da dicembre 2017
a febbraio 2018. Perciò voglio dire, è uno strumento che sta dimostrando veramente anche di cambiare quella che è la sua faccia da pagamento, in questo momento sembrerebbe anche più una riserva di valore. Allora, io vi saluto con questo messaggio che riassume tutto. Alla luce di queste considerazioni, scrive un amico: pensate a quanto potrebbe arrivare un bitcoin quando tutta la massa di insomma, quando ha scritto italopitechi, comunque italiani, si interesserà effettivamente al mondo delle cripto e al bitcoin. Grazie Lars Schichtling, ti aspettiamo presto. Naturalmente per vedere come andrà, vediamo se il processo sarà più veloce di quello che pensiamo. Grazie Federico Izzi, alla settimana prossima, sempre martedì con Crypto Focus a partire dalle 11 fino alle 12 come oggi. Vi saluto e vi lascio in compagnia di Annalisa Lo Spinoso che prosegue sulle fonti TV. Buon pomeriggio.